Io ero una bambina estroversa, tantissimo. I miei genitori mi hanno sempre appoggiato in tutto quello che facevo, andavo a scuola con, mi costruivo delle cose, andavo col kimono, facevo tutte queste cose particolari. E quando giocavo con le bambole impiegavo più tempo ad organizzare la casa che poi fondamentalmente a giocare con le bambole. Quindi questa vena creativa mi accompagna sempre. Vivo con altre due persone, solitamente io e Laura Fusetti ci svegliamo prima, lei fa il caffè o come questa mattina l'ho fatto io e niente, facciamo colazione e poi ci avviamo pronte a combattere contro il traffico di Milano. E oggi, allora, già che c'è la pioggia, Deborah cambia perché sono molto meteoropatica, quindi già penso che non ci sarà il tramonto, però fino alle 2:30, 3:30 siamo impegnate con il Milan, poi torniamo a casa, solitamente ci facciamo un altro caffè post mensa. Attualmente sto sotto esame, quindi devo preparare un progetto grande per l'università, perché io studio design. Allora, io ho fatto tantissimi anni danza, ma da danza classica a danza moderna, hip hop, ho fatto pattinaggio artistico, però ho sempre giocato nel quartiere di casa con i bimbi che venivano all'elementare con me. Poi, insistendo, mio padre un giorno mi portò a fare allenamento e il mister mi chiese: in che ruolo vuoi giocare? Io non sapevo ruoli, perché al campetto a volte giocavamo anche uno contro uno a tirarci di prima, a fare gol così. Quindi dissi fascia destra e invece poi mi vide tirare e disse: no, tu sei un attaccante. E devo dire la verità, da lì non mi sono mai mossa. Allora, nobile perché? Perché il trisavolo di mio papà era il conte d'Aquila. Si sposò con una contessa Rinaldi e quindi da lì i due cognomi si sono uniti. Sono l'ultima, quindi dopo di me finisce tutto. E poi un po' anche per i modi. Questo è il Bismar, questa è la routine. Ci cambiamo qui all'inizio, poi dopo c'è la mega passeggiatona da fare e lì è il momento, diciamo, degli aggiornamenti tra di noi, è il momento per parlare. Prima di entrare poi in palazzina si comincia con gli allenamenti. 1, 2, 3! Milan! Andiamo! Vi saluto dopo, andate con, Lorenzo. Campo e iniziamo a muoverci. Siamo stretti, sì. Buono. Andiamo a lavorare? Grazie. Buono. Ok. Mettiamo in campo. Vediamo. Vai! Scusa, Nora. Scivolato. Dai, riproviamo. Ok. Prova. Ok. Dai. Prende. Stiamo dietro. Non sbagliare. Sì. Sì. Costruiamo. Dai. Prova! Sì! Uno qua, forza! 1, 2, 3! Viva! Buona giornata! Dov'è la nostra compagna di squadra? Dopo l'allenamento abbiamo questa fortuna di poter andare a mensa e ci affettiamo come chissà che ci stesse aspettando, invece andiamo soltanto a mangiare, ma è un bellissimo momento conviviale comunque con le ragazze quando cala un pochino poi la tensione dell'allenamento, è un momento di relax che apprezziamo tantissimo. Io ho fatto una triennale di disegno industriale a Calenzano, Firenze. Sono veramente molto contenta di aver scelto quel percorso perché me la sono goduta, mi ha dato tanto e mi è proprio piaciuto farlo. Ho fatto tutti gli esami con molto entusiasmo. Mi mancano due esami, tirocinio, però questo non mi preoccupa perché ad oggi sono nella città del design per eccellenza, quindi fatto poi questo tirocinio vi invito tutti quanti alla mia laurea. Ora sto progettando un ferro
Si tratta di una di stirare in verticale, quindi è un ferro a vapore. Niente, volevo creare qualcosa di veramente efficace e immediato per chi abita da solo, per chi è fuori sede, ma anche fondamentalmente questo prodotto l'ho pensato per gli hotel, perché sono sempre di più anche i ragazzi, gli uomini che vanno in giro, ma anche le donne con queste riunioni, no? Sono una vita molto frenetica. Chi te la stira la camicia in hotel? Rita. Si chiama Rita, come mia zia che a casa stira le camicie. Farà questo movimento qui, perché qui ci saranno dei getti di vapore, usciranno da degli ugelli, e quindi Rita farà così e stirerà. Io personalmente studio la notte, cioè lavoro la notte, non riesco ad attivarmi la mattina, infatti con il Milan è proprio perfetto, perché a livello fisico ti svegli di tutto, al 100% al Milan la mattina, a livello fisico. Poi la sera io potrei lavorare fino a... Tutti gli esami che ho dato ci sono andato direttamente, cioè proprio di nottata, chiuso il computer e sono andata a fare l'esame. Di solito questo è il mio prepartita e non gioco mai senza treccia, e anche se sembra soltanto una cosa estetica, per me è proprio un momento, non so, è un rito. Mi metto lì con le mie cuffiette, la mia musica. Mi deve uscire perfetta, perché mi deve durare 90 minuti, anche di più. Principalmente quando mi guardo allo specchio, in generale è una riflessione che si fa su se stessi. Questa è una treccia da guerriera. Mia sorella mi chiama Tomb Raider, o l'Amazzone. Però è un momento particolare. Poi quando finisco c'è la fascetta, c'è quella portafortuna. È bianca, perché la prima partita andò benissimo, di solito le cambiano tantissime. E Bergamaschi proprio mi chiese: cosa stai facendo? Ti devi mettere un'altra volta? E ho detto va bene, quindi quella portafortuna. E la mia esultanza è un segno un po' particolare, perché dovevo cercare proprio qualcosa che facesse riferimento al Segui il Sole, no? Infatti ce l'ho anche tatuato qui. Poi effettivamente ho riflettuto e l'esultanza già ce l'avevo, perché anche se può sembrare un po' finto, social, ma in realtà io quando guardo il sole faccio così, è il mirino, no? del sole. Sinceramente non me l'aspettavo diventasse così virale, era più una cosa personale. Però se penso che le persone pensano a qualcosa di positivo, e questo mi fa onore, veramente penso sia meraviglioso, ecco. Poi c'è anche il lato estetico del sole, perché proprio stare al sole mi appaga tantissimo. Chi è che non ama il sole? Pronto? Oh no, sono Deborah. Oh, Deborah mia! Ciao, ma ti stavi a riposare, vero? Sì. Mi dispiace, vabbè, no? Ma questo è l'amore più grande che mi puoi dare. Oddio! Allora come stai? Io sto bene, tu come stai? Io pure sto bene. Oh no, ma lo sai, mi fanno sempre un sacco di complimenti per l'anello. Mannaggia! vabbè, si riconosce. Sai perché? Perché c'è l'amore in quell'anello. L'amore con tutto il cuore. Vabbè, no, dai, ti lascio riposare, ti mando un bacio grande. Dai, bocca al lupo per tutti. Crepi, no, ma tanto ci risentiamo. Per tutto, per la scuola, per il calcio. Grazie, no, crepi il lupo. Ma se vuoi le tue cose, questa è la mia vita. Il tuo cammino è quello. Un bacio, no. Ciao, un abbraccio ciao. Forte forte, nonna. Ciao, nonna, ciao, ciao. Forte. Ciao. Ciao, 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 mamma, ciao. Il lievito madre, rappresenta cos'è il lievito madre? È proprio la... non è tutto. È proprio un legame viscerale, non lo so perché. C'ha 90 anni, quasi 91, però è veramente moderna, capisce, sta sempre aggiornata, e poi è la mia più grande tifosa, quindi... Mia nonna, ma come lo sono anche i miei, sono sempre stati visto, vai, fai, non fa niente se non torni, non fa niente quando torni.
E poi ho passato l'infanzia lì, quindi mi ricordo queste passeggiate fatte con la nonna, tutto. Ho imparato tanto e dal nonno. Questo è il suo anello, il famoso anello. Niente, è il suo, e me l'ha dato a me, e a me, cioè, mi sono proprio tanto emozionata perché ho sempre visto le sue mani, poi gli arrivavo qui, no, al tavolo. Ogni volta che andavo mi faceva gli gnocchi, il mio piatto preferito. Quando me l'ha dato mi sono proprio emozionata, l'ho preso nel cassetto, ho detto mi perdo questo. Invece mia nonna, che adesso non ci vede tanto bene, ogni volta che andavo mi toccava la mano, mi diceva ma l'anello? Ho detto nonna, io l'anello non lo metto. No, lo devi mettere, lo devi mettere. La seconda, la terza volta che mi ritoccava la mano, ho detto vabbè, lo metto. E quindi lo metto sempre. E poi ho fatto il tatuaggio. Questo EP è una delle ultime firme che ha fatto, perché come dicevo prima non ci vede bene. Era un bigliettino di auguri, auguri nonna Pia. Questa è la mano di Pia.